Che te devo dire? Faceva la sarta, faceva l'infermiera, faceva, faceva pure la scuola. Ah sì? Mia mamma era tutto, In che senso faceva la scuola? C'era. perché si faceva la scuola in campagna. Allora, quando non poteva venire la maestra che doveva venire, la faceva mia mamma. Ma in casa In o. casa, per le case del Scuola vicinato. serale, forse. Scuola serale, Serale. per quelli che Si non faceva la sapevano. scuola Quindi serale. andava, e lei che andava in giro? No, ci stava una persona, una La famiglia, maestra. che andavamo tutti là. Quindi era un riferimento, tutti la Sì, conoscevano. mamma era conosciuta, non ti faccio vedere pure una fotografia che c'è da noi, ci stiamo tutti e cinque i figli, mamma era pure cosa della guerra, stavo mischiata in mezzo a tutto, duce, 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 tanto non faccio niente, mi saluto. No, era brava, brava a fare di tutto, dalla A alla Z. Siamo stati qua in piazza da Verrazzano, qui tutto è venuto via spesso, anche i suoi figli. Adesso mia madre è morta nel 2005, mio padre è morto nell'89, 72 anni, quindi era relativamente giovane, però sicuramente un fisico che cioè, che 7 anni tra guerra e prigionia, avevano sicuramente fiaccato tantissimo. E la prigionia lui l'ha raccontata? Lui la raccontava pochissimo. Abbiamo dei versi in italiano che lui scrisse lì, una testimonianza incredibile, fantastica. Erano i primi versi che scriveva in Lui, assoluto? no, lui da ragazzino, Ah, da già sempre. da sempre scriveva, da 14-15 anni scriveva. In E italiano e in poi tutto in solo italiano, qui ha tutto in italiano. Questi iniziato. qui, anche questi versi. Che adesso voglio cercare, insomma, di trovare un'occasione per pubblicarli, no? In quelle che sono legate sicuramente insieme a quelle del 27 gennaio, la giornata della memoria, insomma, una delle tante giornate della memoria. Perché meritano un approccio veramente particolare, perché sono poesie scritte da un ragazzo di 22-23 anni dentro un lager, ecco. Quindi. E in famiglia a casa non ne parlava. No, lui non ne parlava, ma neanche coi fratelli, no? Cioè, lui ne parlava pochissimo, pochissimo. Ci fermiamo per un caffè, sì, Volentieri, sì. Parlavano le piaghe che aveva, lui aveva avuto due gelate enormi, aveva due grandi macchie nelle gambe, quindi parlavano davvero Il corpo. diciamo, il corpo. Parlava quello che era lui, come tanti in quegli anni lì, che avevano vissuto quello di lui, aveva la mania delle scarpe. Io dico, ma perché papà ti pensi sempre queste scarpe? Quando passi anni dove non hai scarpe, mi dice. Qual è il primo ricordo che ha della sua infanzia a San Valentino? Sembra una cosa strana, però il primo ricordo è il ricordo della prima comunione. Non perché ho ricevuto la prima comunione, perché ho mangiato la prima volta seduto a tavola con i genitori. Prima di allora si mangiava seduto in un gradino,
perché era l'epoca della guerra di liberazione, quando c'erano i tedeschi, e quello è stato per me, è stato un ricordo. E quindi sì, nel periodo della liberazione lei già era abbastanza grandicella. Tenevo 11 anni. 10-11 anni. Che cosa ricorda di quel periodo? Ricordo perché a casa nostra è venuto un comando tedesco e ha mandato fuori tutta la famiglia dalla casa. E mia madre era incinta di un fratello che io tuttora ho. È nato il 30 gennaio del 44. È nato nella casa materna dei genitori materni, mio fratello. Pure là è un ricordo che i tedeschi non è che ci trattavano bene. E com'è che vi hanno mandato via? Cosa dovevano fare? Perché là dovevano mettere il comando tedesco. Ci trasferirono a Scafa, in un palazzo di fronte alla stazione. Lì eravamo, ci davano da mangiare, ci davano, insomma, non è che eravamo trattati male, almeno per quel periodo, insomma, avere una gavetta di cose sembrava un pranzo, insomma. E allora perché stavamo lì? Stavamo lì per andare come loro, per esempio, non so, avevano bisogno di operai per qualche motivo, insomma. Allora passavano lì e ci prelevavano e si andava sul posto dove ci indicavano per fare la cosa e poi ci riportavano lì. Dunque, questo servizio si svolse in questa maniera. Loro avevano bisogno. C'era, il fronte stava a sud di Chieti, si trovava, è lì che erano stati bloccati. Dunque, noi eravamo giù a Scafa in questo palazzo lì, a disposizione. La sera, la notte, passava un camion, due, tre, secondo il bisogno loro, ci portavano, avevano un deposito di bombe vicino Rieti, in mezzo al bosco, ma una cosa in mezzo. Ci portavano lì, si caricava il camion, ci ritornava sempre di notte loro per evitare di essere colpiti dagli aerei, insomma, cosa. E ci lasciava una Scafa e loro partivano per il fronte. Cosa ricorda di quando era bambino? Il primo ricordo che ha? Noi il primo ricordo che ho eravamo a Scafa. Eravamo a Scafa, poi c'è stato il bombardamento e siamo tornati a San Valentino. E cosa ricorda del bombardamento? Tutto. Eravamo al negozio, il primo bombardamento c'eravamo 7-8 persone, ci ha messo uno su dell'altro. Lo spostamento dell'aria. Ci ha messo uno sull'altro. Poi siamo scappati sotto i ponticelli del treno. Sempre a Scafa. Era il mese di gennaio, c'era pure un po' di neve. Eravamo 13, 11 figli, mio padre e mia mamma. Siamo scappati a San Valentino, tornati a San Valentino. La guerra io me lo ricordo pure. Sì, come non me lo ricordo, perché ci stava Sundina, che quando si aveva sposato teneva Giuseppina, la figlia, la prima figlia, ma il marito non ci stava la guerra, e aveva andato a comprare mutande la favetta all'anno, e aveva passato sti parecchi che gli teve sta bomba, che la povera mamma portava Giuseppina in braccio, la fede Sundini, lì piando, si aveva tirato tutti i capelli, che diceva, oddio, povera figlia, ma chi serve, ma è rimasto in braccio, io proprio una cedra, diceva, no, ma canza morta, ma quella rove, facevi. Perché bombardavano la scafa. Sì, bombardava le scafe, ma
pure a noi allo sotto. Ah, sì, sì. Cadeva la bomba, oddio, oddio. Ricordo quando questa era, non c'era la cava, qua ci stavano boschi, terreni coltivati. E nella mia casa natale, di là del colle. La prima giornata è stata la più disastrosa. Perché io che sapevo che ero la miniera, un ragazzo, poco più, e non portai neanche il lume la mattina. Poi là c'era un ufficetto dove stava il marcatempo, mi ha dato un lume, me l'ha caricato nella citelena. Poi là dentro la miniera alle 11 si sparavano le mine. E noi alle 11 ci dovevamo ritirare dietro, lontano da dove si sparava, perché usciva tanta polvere. E a me, dato che ero un ragazzo, quegli anziani mi dissero, tu, Giovanò, mi disse, vattene un po' dietro. E io andai lungo un'altra galleria, perché erano tutte gallerie, chi girava a destra, a sinistra, poi c'erano dei pozzi dove si buttava dentro la roccia per portarla giù, perché la miniera era fatta così. Si entrava al piano terra, piano fossato, c'era un fossato, e poi si saliva, perché era la montagna. Ogni 10 metri c'era un ripiano di gallerie. Si estraeva sta roccia di asfalto, il catrame. Il catrame. Quindi per usare le mine? Sì, per spararle. Cosa ci si metteva? Il tritolo? Che cosa era? Ci andavano le stecche di dinamite con i caps, noi li chiamiamo detonatori, e che si faceva? Si doveva fare i buchi. Quindi prima, come funzionava? Si faceva prima il buco? Il buco con la trivella, una volta a mano, una volta si faceva a mano. A mano con che cosa? Con una... noi la chiamavamo la paramene, diciamo, era un pezzo di ferro lungo che c'aveva la punta sotto, come si batteva si faceva il buco. Quindi era un buco anche di calibro? Diciamo, pochi centimetri? 3-4 centimetri sicuro. E quindi poi si inseriva l'esplosivo? Sì, si metteva l'esplosivo, sopra si riempiva un po', si tappava, no, si incendiava la miccia che si metteva fuori. Dopo 5-6 minuti dava tempo di scappare. Questo è un lavoro naturalmente molto diverso rispetto al lavoro nelle miniere di bitume o in altri contesti, no? Sì, mentre le miniere di bitume sono miniere, quindi è diverso. Noi abbiamo queste, diciamo, le cave sono a cielo aperto, quindi è più facile estrarre il materiale ed è diciamo, meno pericoloso. Mentre nelle miniere di bitume bisogna andare con una certa, diciamo, un'escavazione molto diversa, dove sono più pericoli e rischi per lo scavo. Esiste una specie di leggenda secondo cui un nobile decaduto di San Valentino andava in giro con questa pietra che se tu vedi il cristallo del gesso è luccicante. Allora questo andava in giro con questa una pietra di gesso e diceva questo è l'oro di San Valentino. E dopo, questo risale a prima della guerra, insomma, no? E dopo
in effetti lo sfruttamento della pietra di gesso, insomma, ha significato qualcosa per San Valentino. È mai successo qualche incidente? Sì, sì, alle cave sì. Alle cave sì. C'è stato pure un morto. Il padre Pasqualino di Verona, quello come si chiamava? Come Sarmetto Pasqualino? Barrillo. Come sarà? Pascetto, mi pare. E quello stava nei dintorni, come hanno sparato la mina, un sasso l'ha presa alla testa, un'altra ha perso un braccio, un operaio che c'avevo io, che poi si è licenziato e è andato a lavorare questa cava più grande, e gli è successo che mi è andato a mettere fuoco, perché era un po' spericolato, invece di mettere fuoco a 4-5 buche e scappare, se stato di più a mettere, e cominciato a sparare le mine. E quindi è stato... Eh sì, sì, è rimasto il braccio. Santa Barbara dunque è la nostra protettrice. Io la festeggio da quando avevo 15 anni, perché appunto all'Istituto Minerario si festeggiava Santa Barbara come protettrice. È la protettrice di tutti quelli che usano il fuoco, perché è un santo che si dice veniva dall'Egitto, questa Barbara, perché Barbara si intendeva straniera, non romana, certo. E questa Santa Barbara è quella che sta vicino a chi ha un pericolo imminente e lei la protegge, no? Quindi poi lei si è convertita al cristianesimo e il padre la voleva dare in sposa a un protettore dell'Egitto, lei è fuggita, e poi diverse leggende narrano di questa santa che alla fine è stata ammazzata, decapitata dallo stesso padre, il quale padre è stato poi colpito da un fulmine ed è morto. E quindi lei è la protettrice di tutti quelli che hanno a che fare con il fuoco, quindi esplosivi maggiormente, fuoco, vigili del fuoco, marinai, navi da guerra, diciamo, e tutti quelli che hanno a che fare con qualcosa attinente al fuoco, diciamo, e ai pericoli imminenti. E c'è una... ci sono tradizionalmente nel suo lavoro, nel suo ambito, anche delle preghiere, dei canti, delle forme di, diciamo, di rispetto nei confronti di questa santa che comunque riconoscete come riferimento. Sì, qualche cosa c'era, io ne sapevo una a scuola, appunto, poi c'è quella del minatore, l'uomo nero che viene fuori dal tunnel della miniera, tutto sporco di carbone, insomma, tutte queste miniere. È una storia? No, canzoni che si danno poi alle persone che lavorano appunto nell'ambito. E là il primo giorno fu disastroso, perché io mi allontanai un po', poi come ha sparato, ha fatto un botto che ha tremato tutta la montagna, mi si è spento il lume, non avevo i fiammiferi. E qui si è ritrovato? Sono rimasto seduto a una pietra, poi quelli anziani hanno visto che io non tornavo dove avevamo il panino da consumare, perché alle 11 quando si sparava si consumava quel panino una mezz'oretta, in modo che la polvere si apposava. E allora mi hanno trovato veramente, stavo piangendo. Per la paura, ero desolato proprio. Certo. Ma poi mi hanno rincuorato, perché la miniera è quello che c'è di buono, anche se fuori c'è odio in un'altra persona, dentro la miniera si salutano tutti, perché certo. Si rischia lo stesso pericolo. E per la vita di tutti dipende da tutti quanti, c'è una forte solidarietà. Tanta solidarietà dentro la miniera. E là mi hanno rincuorato, mi hanno riportato dove si mangiava il panino, mi hanno detto ma questo è il primo giorno, poi vedrai che cambia, però era sempre la miniera. Io credo che un ruolo molto importante per la crescita poetica di mio padre l'abbia avuto mia madre, Gilda. Lei era affascinata dal marito poeta
e quindi diciamo, lo proteggeva, gli creava un ambiente tranquillo intorno. Io mi ricordo quando eravamo bambini, ragazzini, e diceva: silenzio, papà sta scrivendo. Non solo questo, però quando mio padre passò dall'italiano al dialetto diventò proprio anche una persona con cui mio padre si confrontava tantissimo nella ricerca delle parole. Ma com'è questa parola? Ma come la pronunci? Fammi sentire come la pronunci, perché poi il punto era, no, nel mettere per iscritto un suono dialettale. E, ecco, il dialogo per tanti anni tra di loro in modo incessante a noi figli, ma a me personalmente mi affascinava, perché proprio li vedevo uniti in questa ricerca della poesia, della parola, ed era la prima a cui mio padre sottoponeva il sonetto. Gilda, senti qui, senti questo, è un ruolo fondamentale. Nei lavori che facevate, magari i lavori delle committenze, sì, anche piccole cose a casa, lo scalpellino aveva una sua firma? Firmava scolpendo la pietra? No. Non c'è neanche, non ci passava neanche. Non passava. No. Potrei dire tanti casi di cose, per esempio nel dopoguerra rifacevamo un altare completo alla chiesa di cose di Pietranico e si faceva ancora a cambio merce, subito nel dopoguerra, cambio merce. Il prete raccoglieva il grano, ai fedeli gli diceva: portate un chilo di grano turco, grano o qualcos'altro. E io con la bicicletta andavo a prendere. E veniva un carretto, pigliava la roba per portarla. Abbiamo rifatto un altare, non so quanto tempo, che cosa, senza avere una lira. Cioè, a cambio merce. In natura. In natura, sì, sì. Beh, quello poi è stato l'ultimo, insomma, devo dire che è stato l'ultimo. Lavorare la pietra mi scarica, mi rilassa in un certo senso. Invece dipingere mi stressa di più. Ad esempio, ci sono diverse sensazioni che mi danno i vari materiali, diciamo, che posso usare. Quindi non si può dire che la pietra è un materiale inerte, è un materiale che in qualche modo che comunica, no? Con chi si interagisce. Non so spiegargli come. No, ma sì. Non tutto si può spiegare, per fortuna. Però si sente, si percepisce. Sì. Ha un suo fascino, un qualche cosa che ti attira, diciamo, che ti coinvolge. La butto lì. La durata della pietra. La pietra, se dobbiamo pensare a un materiale che dura nel tempo, istintivamente ci viene in mente la pietra. Ha un impatto a livello emotivo. A livello emotivo, il fatto che quello che faremo con la pietra. Anche il quadro ha lo stesso, comunque un olio ben fatto, certo. Dura anch'esso secoli, se ben tenuto. Certo. Come la pietra, come la terracotta, sono tutti materiali che comunque possono essere tramandati. Certo. Se è questo che volevi. Sì, un po' questo, anche perché quella pietra comunque si può tenere anche all'aperto. Lasciamo qualcosa di noi ai posti. Sì, ma penso che sia inevitabile. In fondo la vita è, magari non ce ne rendiamo conto, ma è lasciare qualcosa di noi ai posti. Tutto quello che facciamo, che sia inevitabile, chi più chi meno, insomma, avverte questa necessità. Sì. Siamo figli, che siamo. Forse un po' il fatto che è appunto collegato all'eternità, al vivere per sempre, la nostra paura di morire. Quindi c'è una dimensione spirituale, no? Mi azzardo a questa conclusione. Was
padre. Io mi ricordo che ero piccola, 8-9 anni, panettoni, che li vedeva e che non si conosceva neanche, eppure a mio padre i contadini venivano a portare il panettone, perché mio padre era di questo parere. Andava, stimava, per dire, se quello valutava che pesasse 3 quintali, per dire, al padrone gli diceva, alla curia gli diceva, e 2,80, i 20 kg lo faceva prendere di più al contadino, gli volevano bene assai. Mio padre non era capace di prendere un filo per lui. Il frantoio veniva aperto più o meno nel mese di ottobre? No, allora veniva aperto prima nel mese di novembre. Adesso è tutto anticipato, si lavorava addirittura fino a dopo il 17 di gennaio, perché non avevamo le macchine di adesso, forse facevamo 20 quintali di oliva al giorno, quando oggi stanno facendo 50. Allora ci stava una sola pressa dove stava, no, macine piccole. Prima di me l'aveva il nonno, il padre di mia mamma, però già l'aveva tolto. Addirittura avevo quello con l'asino, che girava l'asino. Ha delle foto di famiglia? No, no. Che però sono ricordi suoi, si ricorda questi immagini? Io l'asino no. No? No, me la raccontava mamma. Quando io ero una bambina che ce l'aveva ancora il nonno, già l'aveva messo elettrico. Però mamma ha detto, dice, io la 2 asini teneva, a turni facevo quelle povere asine. Ma io non me lo ricordo, prima di me. Il nonno era del 1880, mi sa. È morto, comunque è morto molto vecchio, aveva 97 anni. Questa onestà di mio padre l'ho potuto constatare con gli anni, perché adesso diciamo che sono quasi vecchia, ero qua al filtro e c'erano 2 signori che avevano filtrato l'olio, ma dovevano andarsi a chiamare una macchina per riportare quest'olio e discutevano tra di loro. Dice, ma che fa? Tu guardi l'olio e io vado a chiamare la macchina, se lo discutevano tra di loro. Non so perché non si mettevano d'accordo come facevano, però poi mi ha detto, ma tu che sei la moglie del frantoiano, mi ha detto, sì, ma chi sei di qua della zona, che vogliono sapere. Io ho detto, io sono la figlia di Silvino Porcio. Ah, allora non poteva lasciare l'olio, se questa è la figlia di Silvino Porcio, qua non ce lo tocco di certo, perché portava il nome di mio padre. Allora mi sono potuta resa conto, ho detto, ma tu guarda un po', quando era grande l'onestà di mio padre. Noi lavoravamo tanto io e mio marito. Mio marito lavora sempre in fabbrica, però nel tempo libero lavorava, facevamo le campagne, tenevamo allora, tante campagne che ce l'abbiamo tuttora. E allora mamma mi voleva sempre aiutare, steneva i bambini, cucinava, come faccio io oggi con i figli. Uguale. Erano 2 splendide persone e difatti tutti lo ricordano come 2 brave persone, avevano tanti amici come noi. E adesso mi è successo un fatto, mamma è morta nel 93. Io ogni volta che vado al cimitero trovo qualche fiore a mamma, non a papà, a mamma, che non l'ho messo io, perché lì ci vado solo io e mia sorella a Manopello, e non posso sapere chi mette quei fiori. Vorrei tanto saperli e ringraziarli. Un giorno ci ha lasciato pure un bigliettino, ma nessuno mi ha risposto. Però mi piacerebbe. Non so chi mette, addirittura un giorno ci sta una rama di orchidee, che io non l'ho comprato mai l'orchidee. Non lo so, pensiamo Eugenio, chissà chi sarà, però non lo sappiamo. Allora, io sono Monaco Anna, nata a San Valentino, 1929,
giorno, no, non lo so che giorno era, però sono del 29. Sì, del 26. Del 20, no, del 29. Sì, so. Giorno 26. Giorno è muro, giorno è 26 luglio, per Sant'Anna, ma perdono. Mi chiamo Eugenio, di cognome di Giambattista, nato a San Valentino il 22/7/33. Antonio Di Fabio, nato il 9/7/37 a San Valentino in Abruzzo Citeriore, Pescara. Mi chiamo De Sanctis Armando, sono nato a Bolognano il 19 gennaio del 1927. Nato a Bolognano, però poi mio papà, per ragioni di lavoro, di cose, si trasferì qua a San Valentino. Da allora che siamo, negli anni 30, insomma. Silvio De Luca, nato a Caramanico Terme il 21/11/1953 e risiedo ancora a Caramanico Terme. Silvino Di Giambattista, nato a San Valentino il 6 gennaio 62. Il mio cognome è Porce Silvano. Siete nato a San Valentino? San Valentino, 15/1/44.